Prima uscita, diciamo, del primo allenamento, insomma, anche se è stata una cosa ovviamente la prima presa di contatto, diciamo. Sì, abbiamo fatto una sgambatina il primo giorno, avevamo qualche test da fare, pure domani sarà così. E niente di particolare, insomma, anche un modo per approcciare un pochettino, perché la squadra è stata rinnovata nella maggior parte degli effettivi, quindi insomma qualche giorno di adattamento pure tra di loro. Un allenatore giovane per una squadra giovane. Sì, vabbè, in generale gli ultimi anni ho fatto sempre fasce d'età tra 18 anni e 20 anni, qualche vecchiotto l'ho allenato anche qualche anno fa, quindi ce n'ho pure qualche uno qua. Ma è anche giusto così sia. Assolutamente sì, perché poi insomma la squadra sta bene che sia equilibrata sotto tutti i punti di vista, però mi sembra un gruppo quantomeno sotto quel punto di vista omogeneo. Ora vediamo, perché poi sarà sempre il campo a dare qualche risposta. Sì. E ritroverete proprio come sta lunedì? Sì, da lunedì siamo su, facciamo qualche doppia seduta, qualche amichevole, cominciamo a mentre in piedi un pochettino l'ossatura della squadra, senza preclusione per nessuno, che tanti ragazzi che conosciamo, quindi vediamo un po' che succede. C'è un giocatore salito, no? Che aveva fatto molto bene pochi anni fa, una Fiorentina, 15 presenze, insomma non sono poche una squadra per un ragazzo di 19-20 anni. Poi lo so cosa è successo, magari ha avuto, come dire, un'involuzione, però è ancora un ragazzo di 26 anni, quindi ha tutte le possibilità per riscattarsi, diciamo. Guarda, il calcio offre sempre la possibilità di un treno da prendere, non è l'ultimo per lui, ha comunque 26 anni, il ragazzo comunque ha attraversato pure qualche problema fisico di troppo, quindi gli auguro e ci auguriamo che sia una piazza che gli consentirà di tornare il giocatore che si pensava venisse fuori qualche anno fa. Alla fine comunque ha girato tutte le piazze importanti, tra Fiorentina, Catania, Vicenza, Modena, quindi assolutamente sì. Presidente, ha detto, mi è piaciuta la dichiarazione del nostro allenatore, quando ha detto siamo una squadra giovane, cercheremo di stupire e di dar fastidio a tutti. E poi ha detto che comunque l'organico andrà ovviamente completato. Ma siamo vigili un po' su quello che può succedere, perché su qualche ruolo magari vediamo se si può completare la squadra, però insomma è già stato fatto uno sforzo importante da parte della società, dei direttori, perché abbiamo fatto una marea di acquisti in un giorno di mercato. Ci vuole un po' di tempo, perché essendo tanti nuovi così, io l'ho appena vissuta una situazione del genere alla Juve, dove abbiamo ribaltato un gruppo che non c'era, quindi comprammo 17 giocatori nuovi, qua siamo sulla stessa falsa riga, ci va un po' di tempo, il ritiro è fatto apposta, le amichevoli sono fatte apposta, la Coppa Italia è comunque una competizione importante, vogliamo tentare di arrivarci nel miglior modo possibile, poi più passerà il tempo più mi auguro che le cose vadano meglio. Il Presidente diceva che l'amichevole sarà con l'Empoli. Sì, però credo il campionato già iniziato, quindi andremo più avanti. Diciamo agosto? Sì, deve essere fine agosto. Avete fissato altre amichevole? Beh sì, in ritiro qualche amichevole la facciamo, ora stiamo valutando un po' le date, poi le comunicherà la società, però sì, assolutamente sì. Normale, insomma, come si fa. Assolutamente. Adesso bisogna vedere se riescono a mettere, se le provengono a mettere.